Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria. Ultima tappa di Adria Vivi, una città smart. Questo progetto è sostenuto dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e naturalmente organizzato dal CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Industria. Ed oggi siamo in particolar modo in un'escursione in barca scendendo il Canal Bianco o il fiume di mezzo fino al Delta del Po. In particolare oggi ci fermeremo più o meno all'altezza dei cantieri vicentini per apprezzare le ragioni del turismo lento. Sentiamo un po' di protagonisti e un po' la guida che ci ha seguito l'amico Danilo e naturalmente un consiglio per tutti quelli che vogliono conoscere ancora di più il nostro territorio, anche questo tipo di turismo appunto slow. Tutti grazie a CNA che ha partecipato, ha progettato ad un bando della Camera di Commercio e ha creato tutta una serie di eventi di cui questo è uno, insomma, dei più importanti, direi, dal punto di vista della conoscenza del territorio, dal punto di vista del mettere a rete le eccellenze. Qui abbiamo insomma una delle punte di diamante che è l'Istituto Alberghiero e come amministrazione noi abbiamo creduto non solo a questo bando ma a proprio la possibilità che il fiume di mezzo, come ci piace chiamarlo, possa diventare veramente un fiume conosciuto, navigato da noi in primis, cioè da noi adriesi, polesani, eccetera. Perché? Perché appunto è ricco di bellezze naturali, storiche, culturali, perché insomma incontriamo, no, lungo il tragitto il Museo Archeologico Nazionale, e qui a due passi si scende dall'attracco, a Loreo c'è un antiquarium, attraverso poi la commistione barca-bici, perché questa è l'idea vincente, si può poi scendere e raggiungere il San Basilio e si parte da Rovigo, quindi dal Museo dei Grandi Fiumi e questo collegamento Museo Grandi Fiumi, Museo Archeologico Nazionale, che ricordo proprio, scusatemi ma è importante anche questo particolare, è entrato nella rete internazionale del Water Museum con questa amministrazione e vuol dire che a livello internazionale, che è un progetto UNESCO, tanto per dare anche le dimensioni e la qualità, ecco, di quello che abbiamo attorno a noi. All'altezza della conca di Kanda cambia nome e diventa Canal Bianco, tra poco cambierà ancora nome e diventerà Po di Levante all'altezza della conca di Volta Grimana. Il nome Fissero invece deriva da un canale navigabile che collega il corso del Tartaro ai laghi di Mantova, rendendo navigabile l'intera via dal mare Adriatico fino a Mantova, infatti viene anche chiamato idrovia Fissero Tartaro Canal Bianco. L'area del delta di Adria del Canal Bianco era il terminale per esempio della via del Sale oppure della via dell'Ambra, che dal Mar Baltico attraverso la Polonia e la Valle dell'Adige eccetera arrivava fino a qua, come appunto testimoniato dai reperti archeologici esposti anche per esempio al Museo Archeologico Nazionale di Adria. Il tratto in particolare che stiamo attraversando adesso, dove anche siamo partiti da Adria, è un tratto che invece è stato pesantemente rimaneggiato nel corso del tempo, in particolare negli anni 30, proprio per renderlo navigabile, per cercare di creare una idrovia all'interno della pianura padana. Il nome infatti del tratto artificiale da dove siamo partiti è anche quello di Canale Mussolini, proprio perché è stato realizzato durante il fascismo, rettificando l'asta fluviale, che invece era piena di meandri e di anse, con la chiusura del cosiddetto canalino, che era un ramo urbano che attraversava il centro storico di Adria, e rendendo appunto il fiume navigabile.